Nella puntata del Grande Fratello VIP del 22 novembre, Miriana Trevisan ha nominato Katia Ricciarelli, che non l'ha presa bene, che str asterisco 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 a, le tiro una scarpa. Le nomination della puntata del 22 novembre del Grande Fratello VIP hanno portato un po' di scompiglio nella casa. Al televoto sono finite Carmen Russo, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Quest'ultima non sembra aver preso nel giusto modo la nomination della coinquilina, ex ragazza di Non è la Rai, che ora rischia l'eliminazione insieme a lei o, che str asterisco asterisco asteriscola, le tiro una scarpa in testa. Dopo aver saputo che Miriana ha fatto il suo nome per le nomination della puntata del 22 novembre, Katia non gliele ha di certo mandate a dire. Parlando con Patrizia Pellegrino, una delle nuove concorrenti, la cantante si è rivolta alla coinquilina con dure parole, dandole della bugiarda e della falsa. Fino alle 8:30 di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str asterisco 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 a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle. A infastidirla sarebbe stato soprattutto il doppio gioco della ex ragazza di Non è la Rai. Sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il C asterisco asterisco o così? Basta leccarmi il Q asterisco asterisco. Tuttavia, nelle scorse puntate, anche la stessa Katia aveva nominato Miriana per il modo in cui ha trattato Nicola Pisu, io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me.